Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Careri. E con me il nostro chef Nicola Bizzarri. Cosa facciamo oggi? E con noi? I telespettatori. Eh sì, telespettatore. Non me l'aspettavo, dimmi questo. Aspettando questo. Allora, oggi che facciamo... ci seguono, veramente. E vi ringraziamo per questo. Oggi facciamo un flan di zucca. Sì. Con dei funghi cartoncelli e salsiccia. Gli ingredienti sono fette di zucca che abbiamo tagliato sottile e cucinato in forno a 180 gradi per una trentina di minuti in modo da lasciarli senza condire. Ce li siamo già preparati apposta, Sì. Poi abbiamo uova, grana padano grattugiato, panna, aglio, salsiccia e funghi cardoncelli. Andiamo con la esecuzione? Col procedimento. Prendiamo il nostro mixer, mettiamo la nostra... Questa l'abbiamo messa a forno, senza niente, non ha messo niente. Olio, niente. Niente, solo qualche rametto di timo per poterlo profumare. Mettiamo un po' di grana padano, grattugiato, un uovo. Lo mettiamo qui. Per vedere se l'uovo è buono. Perché sennò. Perché questo pure è un'altra cosa che mi sono imparata io. Addio zucca e parmigiano. E un goccio di panna. Fresca. Frulliamo il tutto e lo mettiamo in dei stampini che abbiamo precedentemente imburrati. Li mettiamo in una pirofila, copriamo con metà di acqua in modo da far cucinare come se fosse un crème caramel, no? Sì. Diciamo una qualsiasi flan, no? Ovviamente comunque un flan, quindi in modo da non farlo seccare e tenere umido tutta la camera, in modo che se no le uova poi cuociono troppo. Guarda che bel colore giallo. Con la zucca. Poi a parte cucineremo i nostri funghi e salsiccia da mettere di contorno al piatto. Ecco qua. Oggi abbiamo la zucca, ma lo possiamo fare agli asparagi, le zucchine. Ah, è vero, pure con gli asparagi. Ecco qua. Non li riempiamo a metà, ma a tre quarti, se no fuoriescono. Nella cottura si gonfiano un po', no? Mm-hmm. Comunque incameriamo anche un po' di aria quando. Certo, quando vengono messe dentro. Mettiamo in una pirofila, aggiungiamo un po' di acqua a metà degli stampi, inforniamo 160 gradi per una quarantina di minuti. Poi possiamo comunque sempre tenerlo d'occhio man mano che facciamo la sua altro. Cottura. Ecco qua. Procediamo con i funghi e salsiccia, olio extravergine di oliva, padella, antiaderente, spicchietto di aglio, schiacciamo, facciamo rosolare e aggiungiamo i nostri funghi cardoncelli. Possiamo farlo con... Porcini si possono fare? Porcini, quando c'è... il suo periodo, no? Gallinacci, funghi chiodini. Oggi ho visto questi funghi cardoncelli. Buoni che cardoncelli. Sono veramente buoni, sì. Hanno un gusto, si avvicina molto a quello del porcino, Sì, sì. Puoi armarti della tua... la mia paletta. Paletta. Qua. Togliamo questo budellino. Salsiccia, andiamo un po' così a sgranare un po'. Mettiamo qui dentro. Sì. Tempo che si insaporisce un po'. Un po' i funghi. Sì. Aggiungiamo un pizzico di sale. Facciamo saltare un po'. Io giro, giro, però lui poi alla fine arriva. Vabbè, alla fine dai. Imparerai anche tu un po'. Ma io non voglio imparare in diretta perché sai com'è.
Lo farò, lo sbaglio. Andare avanti e indietro. Avanti e indietro. Io sono sicuro che quello che c'è dentro va avanti, fuori, là e poi l'altro lo butto. Indietro non torna. In padella rimane vuoto. Aggiungiamo un po' la nostra salsiccia. Lasciamo cucinare 6-7 minuti e poi sarà pronta pure da contorno al nostro flan di zucca. Ecco qui, Antonella, siamo tornati. I nostri funghi e salsiccia si sono ben rosolati bene. Cucinati. Il flan, 40 minuti, 160 gradi, è pronto. Andiamo a sfornare e componiamo il nostro piatto. Ecco qua. Guarda che belli. Il nostro forno li ha ben dorati. Sì, sì. Omogeneamente tutte le parti. Mi raccomando poi la funzione pirolitica, sì, in modo da poter avere un forno altre pulito. Altre ricette pure e per tenerlo pulito il forno. Per altre ricette, certo. Ok, aspettiamo giusto qualche minutino per poter sfornare il nostro flan. Eccolo qua. Contorniamo di funghi, salsiccia e il nostro piatto è pronto per essere gustato. Giusto un filo d'olio extravergine oliva. Ecco qua. È bello. Sì, che bello. Colori invernali, diciamo, autunnali. Sì. Autunnali, invernali. Buon appetito, non resta che riproporlo a casa. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.